Ben ritrovati amici di Okay Watch Italia. Voi pensavate che non avrei più fatto video perché è morto Puni Puni. E invece no, vi sto dando un'alternativa al vostro vecchio, caro, ormai defunto, tra virgolette, Puni Puni. Se non sapete di cosa sto parlando, recuperatevi il video dove vi spiego quello che è successo in questa settimana. Ma qual è l'alternativa a Puni Puni? Non è Weeble Wobble. Weeble Wobble l'abbiamo abbandonato da anni. L'alternativa è Sengokushi. Io l'avevo portato in live un sacco di tempo fa, o ci avevo fatto un video, non me lo ricordo. Non è che mi facesse impazzire molto come gioco, però magari a voi piace e non sapete l'esistenza di questo gioco. Però ragazzi, prima di farvi vedere come si installa, mi raccomando, lasciamo un bel pollicione su e soprattutto in descrizione ci sono un sacco di link utilissimi, ok? Quindi se avete dei dubbi, bam, link, oppure bam, messaggio qua sotto. Messaggio intendo un commento, messaggio, messaggio. E vabbè, ragazzi, andiamo subito a vedere come si scarica. Ed eccoci qua con il nostro telefono. Prima di tutto, come sempre, ragazzi, io parlo per Android perché non ho iOS. Quindi con iOS non chiedetemi come si fa perché non lo so. Cioè, io immagino che si faccia avendo un account giapponese. Però non ne sono sicuro perché non l'ho mai fatto. Ok, noi qua prima di iniziare dobbiamo abilitare il riconoscimento dell'installazione delle app sconosciute, se si chiama una roba del genere. E perché non lo andremo a scaricare dal nostro Play Store, ma lo andremo a scaricare, indovinate un po', da Coop, bravissimi, da Coop. E se non l'avete mai scaricato, Coop probabilmente vi chiederà di abilitare l'origine sconosciuta, non lo so. Però prima di iniziare dobbiamo scaricare Coop. Noi lo cerchiamo sul browser, andiamo download Coop, lo apriamo con Chrome ovviamente perché noi Coop in realtà non ce l'abbiamo. E semplicemente in basso vi viene scritto download Coop. Non si vede in questo momento perché è esattamente quel pulsantino azzurrino che vedete qua sotto in bassissimo, non lo vedete, però è lì, dovete scaricare Coop. Dopodiché dobbiamo andare nelle impostazioni. Io credo che ogni telefono Android abbia la sua locazione giusta di sta roba qua. Io ce l'ho su app e notifiche, se non vado errato, accesso speciale per app. E in basso ho installa app sconosciute. Una volta che avete installato Coop dovete autorizzarlo. Io credo che sia così quasi in tutti, però può cambiare, non lo so. Allora, noi una volta scaricato Coop lo apriamo, probabilmente ci darà un errore perché chi lo sa, noi inviamo un feedback che non succede mai, nulla di interessante inviando questi feedback perché questo errore c'è da tempo, c'è da giorni, da settimane. Vabbè, allora andiamo a scaricarci Yokai. Noi scriviamo nella barra Yokai o Sangokushi, ce l'avete qua nella search history, dovete scrivere questo. E indovinate un po', non è il primo, non è il secondo, non è il terzo, ma è praticamente l'ultimo perché è veramente brutto come gioco. No, non è vero, è carino, è carino. E noi qua in basso avremo sempre installa. In questo momento non c'è da me perché l'ho installato poco fa, per la seconda volta. L'avevo scaricato quando era uscito questo gioco, non mi ricordo quando era uscito, però l'avevo scaricato. Dovrebbe essere un gioco tipo Nanatsu, un auto chess, una roba del genere, tipo AFK Arena, sapete che mi piace un sacco. Vi farei vedere un video, però lo mette in orizzontale, non in verticale, quindi niente. Una volta scaricato, lo avviamo e semplicemente, boom, l'avete fatto. Dovete iniziare a giocare. Se non ricordo male, anche qua si può linkare con il Level 5 ID. E credo che sia questo tasto. E credo che sia questo tasto qua in alto a sinistra. Andiamo su di qua, ta-ta. Quale sarà mai? Quello sopra. Me la sento così? No. Tac, level 5 ID, io ce l'ho già. Attenzione, attenzione, forse l'abbiamo beccato.
accedi con il tuo level 5 ID. Ok, quindi il procedimento è questo. Se l'avete, dovete inserirlo. Io adesso non mi ricordo la password, stranamente. Jackpot@gmail.com, password ciccio pasticcio. Una volta che avete iniziato, una volta che avete linkato, ragazzi, è fatta. No, FK Arena non ci serve. Boh, che dire? Una guida veloce e indolore. Io credo che in futuro ci saranno prevalentemente, purtroppo, video di Sengokushi, per la mia felicità. Però se lo volete, va bene. Se no, ragazzi, io vi ricordo sempre di supportare i video spacchettamenti carte Pokémon, perché quello è il futuro, ragazzi, perché si fanno, uno, i soldi, due, ci si diverte, tre, i Pokémon piacciono a tutti, dai, i Pokémon ci piacciono, noi stiamo aspettando che esca il nuovo gioco, il remake e poi quello nuovo l'anno prossimo, perché lo porteremo sul canale, lo porterò, sì, credo solo sul canale, Twitch ormai non lo sto più cagando più di tanto. Ragazzi, che dire, fatemi sapere nei commenti se giocherete a Sango, se vi piace, se ci giocate già e non vi piace, vi piace, scrivetemi tutto nei commenti e nel gruppo Telegram, va bene? Perché ci stiamo specializzando anche su quello. Ok ragazzi, un saluto, alla prossima, ciao ciao!